In questo momento vorrei innanzitutto affidare me e le mie comunità, i sacerdoti e le persone che frequentano i quartieri di queste parrocchie alla Vergine Maria in questo mese di maggio. Con la mente ripensavo al mese di maggio e quante volte ci siamo riuniti, ci siamo formati, abbiamo pregato il Signore, lo abbiamo adorato, anche con l'aiuto della Vergine Maria. E quindi lo voglio dire per ricordarlo a me, ricordarlo a voi, che siamo in un mese nel quale la Madonna ci accompagna a Gesù, la Madonna ci porta al Buon Pastore, perché Gesù è il Buon Pastore ed è l'unico Pastore, che ha un desiderio, Dio ha un desiderio. Il desiderio di Dio è la salvezza di tutti, questo lo dice la parola. Dio ha un desiderio, la salvezza di tutti. Quindi quando qualcuno apertamente dichiara di non volere la salvezza di qualcuno, ecco, queste persone non sono dalla parte di Dio. Non c'è nessuna persona, per quanto possa essere cattiva o peccatrice, che Dio non desidera la conversione di quella persona. Dio desidera la conversione di tutti. Questo non è buonismo, perché è Dio che desidera realmente la conversione di tutti, la salvezza di tutti, ma questo non significa che tutti poi saranno salvati. In realtà noi già siamo stati salvati dal Signore. Il problema è se questa salvezza io l'accetto, perché 2000 anni fa quello che ha fatto Gesù per noi è per la salvezza di tutti, però io devo dare la mia adesione, cioè io posso dire con la mia vita al Signore: non ti voglio, non la voglio questa salvezza, io non ti voglio, Signore. E con il peccato in modo particolare noi diciamo di no alla salvezza, diciamo di no a Dio. Quindi vedete, da una parte c'è Dio che sulla croce ci ha salvati, desidera la salvezza di tutti. Nello stesso momento, davanti alla nostra libertà, Dio diventa debole. Lui è il buon pastore, Lui che ci lascia liberi perfino di rifiutarlo. Però Dio non ci deruba mai, Dio non mentisce mai, Dio non ci distrugge mai dentro. Cioè tutto quello che Dio ci dice, quando il Signore ci parla attraverso la sua parola, il Signore lo fa sempre per ricostruire, lo fa sempre per edificarci. Il Signore ci vuole portare sempre ad una relazione profonda con Lui. Anzi, quello che abbiamo letto ci dice che Dio desidera avere con noi, Gesù desidera avere con noi la stessa relazione che ha con suo Padre. Non una relazione diversa, non una relazione più annacquata. Gesù vuole con te la stessa relazione che Lui ha con Dio Padre. Fratelli miei, se questo non significa che Dio ci eleva a sé, che cosa significa? Che cos'altro significa? Essere guidati da Gesù e fidarci di Lui e accettare la sua presenza nella nostra vita, ascoltare la sua parola e farla carne, farla diventare quotidiano della nostra vita, significa accettare la salvezza e significa anche avere una relazione profonda con Gesù, così come Lui l'ha con Dio Padre. Tante volte le relazioni profonde noi le teniamo con i ladri, con i mercenari, con coloro che ci distruggono la vita. Abbiamo relazione profonda con il peccato, con il male, e non l'abbiamo con il Signore Gesù. Eppure abbiamo fatto esperienza tutti che il male ci devasta, che Dio invece ricostruisce. Quante persone che vengono a parlare in questi giorni riflettendo sulla propria vita, oggi in modo particolare un giovane diceva: riflettendo in questi giorni sulla mia vita ho fatto esperienza, ho capito, ho coscientizzato che senza Gesù non posso fare nulla. È Lui il buon pastore, dobbiamo fidarci di Lui, e se Dio ha questo desiderio che la salvezza sia per tutti, io e te dobbiamo collaborare perché la salvezza sia per tutti. Noi non possiamo evangelizzare quelli che ci piacciono soltanto.
Non possiamo evangelizzare solo quelli che ci sono simpatici. Non possiamo evangelizzare solo quelli che hanno un'affinità con noi. Noi dobbiamo evangelizzare tutti quelli che il Signore ci fa incontrare ogni giorno. Probabilmente per alcune persone abbiamo una sola opportunità per evangelizzarli. Oggi il Signore ha messo qualcuno davanti a te, soprattutto oggi che si è potuto fare una passeggiata in più. Chi ha messo il Signore sulla tua strada perché tu gli facessi scoprire l'amore di Dio? Allora noi dobbiamo sintonizzarci con Dio, dobbiamo connetterci con Dio. Quando ho detto che siamo tutti salvati, attenzione, quello che voglio dire. Voglio dire che il sacrificio di Cristo è la salvezza e quindi la salvezza è per tutti, però io posso rifiutarla, posso non accettarla. Questo è il punto, diciamo, scomodo, negativo, che però in realtà è anche frutto della libertà che noi abbiamo. Allora, se ci connettiamo con Dio, quindi ci connettiamo con il Signore Gesù attraverso lo Spirito Santo, noi lavoreremo per l'evangelizzazione, perché teniamo a cuore la salvezza degli altri così come la tiene Dio. Amen.